Allora, buonasera, e benvenuti e benvenute a tutti e a tutte a questo dodicesimo ultimo incontro del ciclo tematico di conferenze su conflitti, riconoscere, prevenire e gestire. Questa sera verrà portato il tema conflitti tra culture. Abbiamo invitato anche per questo incontro conclusivo professore che questa sera fungeranno da relatori sul tema che abbiamo proposto. Sono professori di grandissima cultura ed esperienza e nello stesso tempo sono persone molto disponibili, cordiali, umili, fornite perciò anche di sapienza biblica che dà ulteriore valore alla loro eccellenza sapienza umana. Il professor Marco Catarci è docente di pedagogia interculturale e sociale all'Università degli Studi di Roma III. Il professor Agostino Cordera è docente di pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di Verona. Però bisogna che ci prendessimo tutti l'impegno anche di andare a conoscere il curriculum sia del professor Catanzi sia del professor Proterra, perché io li ho letti e sono un curriculum eccezionale, insomma, ecco, e quindi anche con di voi tutti ulteriore apprezzamento proprio per arrivare a questi livelli delicati tantissimo. Vogliamo sapere che offrono a tante persone che incontrano, sono per cui beneficano tantissimo, ma ci sarebbero molti altri aspetti importanti da presentare sia del Marco Catarci come del professor Agostino Cordera, ma i tempi sono brevi e non è possibile, anche perché il professor Marco Catarci, come ho detto, deve lasciare alle 18:20 per prendere il treno per a Roma, dove è un po' di parte della commissione che non aveva, e mi sembra domani che questo invito tutti comunque a leggere il loro curriculum per tutti, ne vale la pena. Sono un po' imbrogliata stasera. Il compito principale, resta creare le occasioni di conoscenza personale non superficiale, rompendo i muri di un isolamento imposto o autoimposto, dare un volto umano concreto a categorie religiose o etniche astratte. Allenare i piccoli, gli adolescenti, i giovani, ma in ogni età, a riconoscere la ricchezza e il valore della diversità, di inventare istituzioni politiche locali, nazionali, regionali, globali, in grado di aiutarci a strutturare la società sulla base del principio: tutta la diversità possibile, tutta la comunità. Se non vogliamo essere testimoni passivi dei disastri naturali e degli ulteriori disastri che si stanno combinando, dovremmo accettare che un approccio interculturale non è una delle molte possibili opzioni per affrontare i problemi della società umana, ma non solo, e poiché è coerente con la vita e il mondo frammentato e con parte di giudizio, con parte anche rifiuti, il potere diverso. Mi sento doveroso ringraziare l'Università per la disponibilità del principe in via di quest'aula T5 da tanti anni. Poi ringrazio il professore del Comitato Scientifico e il professore che ha moderato i 12 punti. Il signore della tecnologia, in particolare il signor Antonio Renardi,
che ad ogni incontro si sono fatti presenti per verificare se è funzionale tutto bene. Il Signore dell'accoglienza che ci hanno sempre accolto con tanta cordialità e tutti coloro che in diversi modi hanno collaborato per questo ciclo tematico che abbiamo tenuto in presenza, anche se siamo partiti poco anche in gratuita per il Covid e dopo 2 anni nei quali si è stati costretti a seguire la remoto per la pandemia. Ecco, per i tecnici del nostro dottor Matteo Duro, che lui ha, come si dice, si è assunto, ha gestito la parte tecnica, e i tecnici dell'università hanno dato l'appoggio valido sia perché non sono qui all'università e caricati dall'università, e visto che Matteo Duro è competente, allora, io così diciamo, sempre hanno un po' di soldi presenti. Ci salutiamo e auguriamo a tutti buon Natale 2002 e buon anno 2023. Desidero esprimere l'augurio con le parole di Martin Luther King. Noi abbiamo fatto del mondo un vicinato, ma non ne abbiamo fatto una fraternità. Impegniamoci tutti a fare perché i mezzi di cui viviamo non si lasciano e chiedo anche scusa perché sono un po' imbranato questa sera che i sintomi influenzali arrivano a tutti. Ecco, comunque insomma, grazie di nuovo e benvenuti a tutti quelli che sono presenti in aula. Sperando che arrivi anche qualche altra persona, ma sapevamo che il 12 di dicembre era andato un po' limitiva, perché ormai si comincia ad avere cerchi di vacanza. Si festeggia Santa Lucia, non credo. Si festeggia anche Santa Lucia, no? Ah, c'è Santa Lucia anche questa arrivata. Bene, grazie a tutti. Ecco, e c'è Ia. Esponiamo ad ascoltare volentieri sia il professor Stamattarsi, e sia poi anche il professor Agostino Portella. Grazie. Bene, buonasera, allora benvenuti a tutte e a tutti. Grazie per essere qui, nonostante la serata di nebbia, i giorni di pioggia, che vedrete che ne varrà la pena. Io lo so già, ancora non lo sapete. Vorrei comunque, io parlerò solo brevemente per dare il massimo tempo al collega Catarci, visto che dovranno venire prima, poi che si mai saremo di là. Vorrei ringraziare soprattutto Suor Germana per la passione, la competenza che mette in questo ciclo di incontro, perché riesce sempre a far venire il Tiro di Roma, io direi, i massimi esperti e autorità. È un grande piacere, è un grande onore poter ospitare qui questi scienziati di altissimo livello. Ringrazio tantissimo anche il professor Catarci. Era previsto anche il rettore, che è un nostro collega, nonché amico, il professor Massimiliano Fiorucci, è stato eletto rettore durante la trattativa, durante il rito, se riesco, purtroppo è un impegno ed è stata l'impossibilità. Però vedrete che il professor Catarci, perché insomma è una, si potrà vedere un collega, fa parte dello stesso gruppo, è una delle persone massimamente competenti nel settore della pedagogia interculturale e nel settore delle competenze interculturali. Lui è professore ordinario all'Università di Roma III. Oltre a questo è anche delegato del rettore per la terza missione, quindi diciamo si occupa del fare concreto, no? Non solo di teoria. Questo è uno dei suoi massimi meriti, direi, che oltre ad essere un grande ricercatore cerca di applicare la ricerca nell'ambiente pratico, nell'operatività con i migranti, ma non solo, quindi come poter spendere, non solo sulle teorie generali. Ha pubblicato tantissimi libri, io non sto qui a citarli perché sono
è membro, insomma, poi del comitato delle riviste, tante organizzazioni, io non le ho vicine, richiederebbe troppo tempo. Che dire, una parola sul tema, solo una parola, perché poi abbiamo il massimo spazio, questo conflitto tra cultura, mi viene solo da dire due cose, una premessa, non so se poi ci troveremo d'accordo, insieme ne parleremo, innanzitutto che i conflitti sono inevitabili, noi sempre si ha paura dei conflitti, si cerca di dire mai evitiamo conflitti, vediamoci bene, invece no, i conflitti sono inevitabili. Questa non so, magari per alcune è una brutta notizia, invece è anche buona notizia, per fortuna, perché conflitti vuol dire che ci sono differenze, differenze di opinione, differenze del modo di agire. Quindi bisogna subito dire che i conflitti non solo sono inevitabili, ma non sono necessariamente negativi e non sono necessariamente distruttivi. Allora qual è la competenza? Non sono capace di dirigere un tour master a Roma, come noi a Verona, appunto, vedere come formare gli educatori e altri operatori alla gestione dei conflitti. Qual è allora il segreto? Il segreto è appunto non evitarlo, non incoraggiare degli slogan, tipo mos tua vita mea, come si sente quindi richiamare gli istinti animali, perché sappiamo che le guerre, la sopraffazione non paga, non ha mai pagato e continuano a pagare. Però non va bene neanche mos mea vita tua, come a volte ci viene suggerito, ma lascia perdere, ma dai, ma che ci vuoi fare, pazienza. No, perché non è neanche giusto sottomettersi e lasciare che sia l'altro o l'altro, insomma, a prevalere. Quindi il segreto qual è? Il segreto è una buona gestione, quindi bisogna capire che sono inevitabili. Allora è inutile che ne nascondiamo sul il tappeto. Quello che abbiamo riconosciuti, imparare, apprendere e dire essere educati anche a gestirlo opportunamente, quello opportunamente in una maniera veramente umana, non molto vicina al regno animale, ma neanche delle utopie pacifistiche, no? La pace eterna, tutte le buone ragioni che accanto, però a volte richiama la pace eterna del cimitero. Per fortuna non siamo ancora lì e quindi dobbiamo vedere concretamente come poter gestire i conflitti. E la risposta io l'anticipo, spero di non togliere il suspense su quello, perché l'abbiamo un po' detto, sta in un'educazione interculturale. Interculturale, dire tenere conto di queste differenze culturali, che vi dico subito non riguarda differenze tra nazioni, non supponiamo cultura per nazione, non esiste una cultura italiana, tedesca, cinese o russa, ma esistono diverse culture che hanno aspetti comunque legati al valore, ed acquisire delle competenze, lì che stiamo lavorando assieme, acquisire delle competenze che siano interculturali nella gestione di questi conflitti. No? Ecco, con questa brevissima premessa io do la parola solo Catarsi e vi prego il coglio di dare un bel applauso, così scaldiamo un po'. Buonasera e grazie anzitutto per l'accoglienza, grazie a Suor Germana. Fin dalle prime telefonate con Suor Germana ho capito che dovevo conoscerla di persona, quindi questa sera per me è anche una bella occasione per conoscere di persona Suor Germana e ringrazio per le parole che sono state spese nei miei confronti, troppo generose in realtà. Il mio intento è soltanto quello di offrire qualche elemento di riflessione sui temi di cui mi occupo e vorrei provare a farlo a partire anche da un po' la prospettiva con la quale guardo questi temi, che è quella di chi si occupa di educazione. E quindi osservando che molti di questi temi hanno una radice pedagogica. E partirei da un breve aneddoto. Nel corso di una conferenza l'antropologa Margaret Mead venne chiesto da uno studente quale fosse il primo segno di civiltà in una cultura. E Margaret Mead rispose: un femore rotto e poi guarito. Un femore rotto e poi guarito è un po' il segno che qualcosa è cambiato nella storia dell'uomo. Nel regno animale, se ti rompi una gamba,
resti lì e muori. E invece un femore rotto e guarito significa che qualcuno si è fermato, si è preso cura di quella persona, l'ha protetta, l'ha messa in sicurezza, l'ha portata in un luogo sicuro. E questo è un tema che fuori da ogni retorica sento, diciamo, molto in questo momento. Tutelare le persone. La civiltà inizia quando ci prendiamo cura degli altri. Ecco, allora, di fronte alle immagini che vediamo in questi giorni, in questi mesi, pensare che prendersi cura degli altri sia il primo segno di civiltà significa anche che forse in questi mesi non riusciamo neanche più a parlare di diritti di fronte a certe immagini, ma che abbiamo bisogno di fare un passo indietro e di recuperare il senso dell'umanità, della civiltà. Ecco, c'è un autore che vorrei proporvi stasera che si è occupato del legame tra educazione e gestione dei conflitti, che è un autore importante nel mio percorso di studi e di ricerche, che è Aldo Capitini. Aldo Capitini è conosciuto per essere il teorico della non violenza in Italia. Vi parlerò fra poco anche di questa prospettiva. Ma Aldo Capitini è anche convinto che ci sia un legame fortissimo tra educazione e cambiamento. Ecco, la violenza spesso è uno strumento di conservazione sociale. La violenza spesso è anche, diciamo, uno strumento per conservare lo status quo, per conservare le relazioni così come sono nella società, relazioni spesso di sfruttamento, di oppressione. L'educazione, secondo Aldo Capitini, lui usa questo aggettivo, ha una valenza profetica. Chi è il profeta? Il profeta è colui che vede una realtà che non c'è, che adesso non c'è, ma che è consapevole che questa realtà è possibile. Ecco, questo secondo me è uno dei compiti più alti che chi si occupa di pedagogia, che la pedagogia deve porsi, quello di immaginare una riflessione sul possibile. È un compito arduo, è un compito anche gravoso. Alexander Langer però parlava delle utopie molto concrete, le utopie che si costruiscono giorno dopo giorno. Noi sappiamo che di fronte ai ragionamenti, alle discussioni sulla gestione del conflitto, spesso ci troviamo in alcune trappole del ragionamento. Non è possibile immaginare alternative, le cose sono sempre andate così. Chi si occupa di educazione, ci dice Aldo Capitini, deve avere questa consapevolezza. La consapevolezza che se anche le cose in questo momento vanno in un certo modo, possono andare diversamente. Questo è lo sguardo profetico di cui un educatore deve sempre essere dotato. È chiaro che quando parliamo di violenza non c'è soltanto la violenza fattuale, l'esercizio della violenza fisica. Alex Zanotelli, che ho intervistato per il mio lavoro su Capitini, la prima cosa che mi ha detto quando sono andato a trovarlo a Napoli è che c'è una violenza sistemica, che la violenza sistemica è quella che consente ad una maggioranza di continuare a chiamare minoranza l'89% degli individui nel pianeta, ai quali viene destinato il 12% delle risorse globali. Questa è la prima violenza sistemica, una sperequazione presente nel nostro mondo. Ecco allora che quando abbiamo a che fare con la violenza non possiamo pensare soltanto alla violenza esplicita, ma ce n'è una occulta. Ce n'è una occulta che ha a che fare con il modo stesso di funzionare della società. E allora abbiamo necessità di adottare uno sguardo critico, uno sguardo capace di coinvolgere la nostra idea di società. Ragionare di educazione non significa soltanto ragionare di un insieme di tecniche, di metodi. Dobbiamo prima porci un fondamentale interrogativo: che idea abbiamo di società?
che idea abbiamo di società da costruire. Io aggiungerei anche che idea abbiamo di uomo e di donna che vivono in quella società. Questo è fondamentale. Altrimenti rischiamo di semplificare il discorso pedagogico a un insieme di metodi, di tecniche che sicuramente sono anche importanti, ma che tradiscono il cuore della questione. L'educazione è funzionale a costruire un progetto di società e dobbiamo porci questo fondamentale interrogativo. Questo in Aldo Capitini era chiarissimo fin dal principio. Aldo Capitini nasce nel 1899 a Perugia in un contesto umile. E nel 1930 diventerà segretario economo alla Normale di Pisa, viene chiamato da Giovanni Gentile. Nel 1933 gli viene chiesto di prendere la tessera del partito fascista, proprio da Giovanni Gentile. E lui si rifiuta di farlo. C'è un bel libro di Giorgio Boatti che si chiama Preferirei di no. Preferirei di no è la frase che 12 professori universitari sul 1250 pronunciano quando gli viene chiesto di prestare un giuramento di fedeltà al partito fascista. 12 sul 1250. Ecco, a me interroga molto questa posizione minoritaria. 12 su 1250, non ebbero modo di recuperare le loro, di riavere le loro cattedre neanche nel secondo dopoguerra. Goffredo Coppi parla delle minoranze etiche in un bel libro che si chiama Vocazione minoritaria e mi interroga molto questa espressione. Le minoranze etiche sono quelle minoranze che scelgono di rispondere a un'urgenza morale. Sono quelli che scelgono di essere minoranza. Ecco, questa vocazione etica, dice Goffredo Fofi, alla minoranza è quella che può cambiare le cose. Sono i 12 professori universitari sul 1250 che si rifiutano. Ecco, io sento profondamente l'esigenza di richiamare questa storia. Ecco, qual è il ruolo degli intellettuali oggi nel nostro paese di fronte alle ingiustizie che sono presenti nella società? Qual è il ruolo degli intellettuali, direi anche dei professori universitari, di fronte alla violenza di cui siamo spesso testimoni? Capitini tornerà a Perugia dopo aver perso il posto di segretario economo alla Scuola Normale di Pisa. Verrà arrestato due volte, nel 1942 e nel 1943. Sono bellissime le sue lettere che scrive dal carcere. Ma nel luglio del 1944, nella Perugia appena liberata, si darà da fare per ricostruire le basi democratiche del nostro paese. Qui entrerà in contatto negli anni successivi con le figure straordinarie di educatori, Danilo Dolci in Sicilia, ma soprattutto Don Lorenzo Milani. Parlerò tra poco del sodalizio con Don Lorenzo Milani. Mi piacerebbe anche leggervi qualche parola di Don Lorenzo Milani sulla, diciamo, sul ruolo che hanno i conflitti nel cambiamento sociale. E nel 61 promuove anche la marcia per la pace per Giassisi, che ancora oggi percorriamo. Nella sua idea, la marcia della pace per Giassisi non è soltanto una dimostrazione, anzi non è tanto una dimostrazione, è un'esperienza pedagogica, un'esperienza nella quale il popolo si educa alla pace. È un'esperienza nella quale il popolo non lascia il tema della pace ai governanti, agli stati e alle nazioni, ma se ne appropria, si appropria di quello che Aldo Capitini chiamava il potere di tutti, quella piccola porzione di potere che ciascuno di noi ha di fronte ai grandi temi, al tema della pace, al tema della non violenza. E arrivo allora all'idea di non violenza di Aldo Capitini. Non violenza, Capitini lo scrive tutto attaccato per la prima volta nella letteratura italiana. Non scrive non staccato violenza, scrive non violenza, tutto attaccato. Perché la sua idea è quella che la non violenza non sia la semplice assenza di violenza. La non violenza non è non fare violenza. La non violenza, al contrario, ha uno statuto positivo.
La non violenza, al contrario, è attivarsi, mobilitarsi, darsi da fare. La non violenza è qualcosa di attivissimo, usa questa parola Aldo Capitini. Vi richiama alla pratica diretta, dice Aldo Capitini, con una fondamentale condizione, la coincidenza dei mezzi e dei fini. Aldo Capitini ha studiato Kant, sa che la coincidenza dei mezzi e dei fini risponde a un imperativo etico. Non è possibile raggiungere un fine attraverso un mezzo ad esso contrastante. Il fine della pace si realizza soltanto attraverso la pace. Non è possibile immaginare di conseguire l'obiettivo della pace attraverso la violenza. Per Gandhi i fini erano più che strumentali, erano essi stessi in qualche modo costruttivi già, diciamo, della loro finalità. E lo stesso è per Aldo Capitini, che ha letto, ha studiato l'autobiografia di Gandhi, che esce in Italia negli anni 30. Ecco, qui arriva un punto che Agostino ha già sollevato. La non violenza per Aldo Capitini non nasconde affatto i conflitti, in un certo senso li mette in luce, li evidenzia. I conflitti sono, diciamo così, il passaggio attraverso il quale si realizza un cambiamento. E della non violenza, dice Aldo Capitini, un bel libro che si chiama Educazione aperta, si può dare una definizione molto semplice. È la scelta di un modo di pensare e di agire che non sia oppressione o distruzione di qualsiasi essere vivente e particolarmente di esseri umani. La non violenza ha alla base la decisione di non uccidere alcun essere umano, per Aldo Capitini addirittura alcun essere vivente, da lì la sua scelta del vegetarianesimo. Ma in questo senso, questo orientamento non è soltanto etico, è anche politico. Capitini dice appunto che va affidato al continuo impegno pratico, alla creatività delle persone, al fare qualcosa ogni giorno. Ecco, penso spesso un po' alle trappole del ragionamento nel quale ci troviamo immersi quando ci troviamo di fronte a un conflitto, come lo affrontiamo, no? Ma quando ci troviamo di fronte a un conflitto spesso e lo viviamo in emergenza, c'è stata una storia precedente. Che cosa abbiamo fatto nei giorni precedenti per gestire quel conflitto? L'accusa secondo la quale la non violenza sarebbe inefficace è un'accusa, come dire, che emerge essenzialmente quando il conflitto esplode. In Aldo Capitini è chiarissimo che invece il conflitto va gestito tutti i giorni, va affrontato tutti i giorni e che la non violenza deve essere appunto attivissima. Capitini è convinto che sia necessario contrastare due pregiudizi sulla non violenza. Il primo, che la vede come inerzia, inefficacia. Lui parla proprio di azione diretta non violenta. Un'azione, iniziative. In realtà la non violenza ha a che fare con l'idea che si faccia ogni giorno qualcosa. La non violenza quindi in realtà è uno strumento di cambiamento sociale, direi anche di gestione del conflitto. E il secondo pregiudizio che Capitini intende contrastare è che la non violenza non è una pratica di individui isolati, di singoli, non è una scelta di anime belle. Capitini è convinto che sia invece uno strumento di cambiamento essenzialmente collettivo. Lui restituisce alle comunità, ai gruppi che si interrogano, che si ritrovano per riflettere e per agire, un ruolo prezioso. Sono le comunità territoriali, gruppi, collettività che si ritrovano. Penso al ruolo, parlavo poco fa, che possono avere gli studenti, no? In questi due anni la percezione della dimensione collettiva degli studenti è stata persa negli anni della pandemia e forse dobbiamo ritrovarla. Gli studenti che si ritrovano per riflettere sui problemi che vivono, ma anche sulle grandi
sui grandi nodi critici del loro tempo. Ecco, questa dimensione collettiva è cruciale per Aldo Capitini, ha a che fare con l'idea, con le parole di Don Milani, che devo capire che il problema che io vivo è lo stesso problema che vive la persona che ho di fronte a me. I ragazzi della scuola di Barbiana, quando scrivono una lettera a una professoressa, dicono che sortirne insieme, uscirne insieme è la politica. Quindi questa dimensione collettiva che impegna appunto le comunità. Nessuno si libera da solo, si diceva qualche anno fa, gli uomini si liberano insieme. Credo che sia importante ritrovare questa dimensione. Aldo Capitini affianca alla parola educazione un aggettivo che è aperta. Lui parla di educazione aperta. È un aggettivo straordinario. In realtà in quegli anni, ovviamente, siamo alla fine degli anni 60, in Italia ci sono tantissime esperienze educative territoriali. Negli anni 60 Aldo Capitini è andato a Barbiana, forse l'esperienza più importante della storia dell'educazione italiana. Ed è convinto della necessità appunto di una dimensione verticale della riflessione pedagogica. La dimensione verticale ha a che fare con l'idea che sia necessario stimolare un'analisi critica del presente, dell'esistente, ma per immaginare, per prefigurare un futuro possibile. E qui lui è molto chiaro, dice in nome di valori e di norme che sono in antitesi con quelle che esistono nella società attuale. Descrive così l'educatore profetico, uno che immagina il contrario, un'alternativa rispetto a quello che vede. C'è un'esperienza straordinaria che è quella appunto che Aldo Capitini realizza con Don Lorenzo Milani negli anni 60. I due saranno impegnati in una battaglia in Italia, che è quella del riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Don Milani, come sapete, negli anni 60 subisce un processo di cui tra l'altro non vedrà la fine, morirà prima. Dopo aver letto un comunicato dei cappellani militari, siamo siamo sostanzialmente a metà degli anni 60, nel 1965, decide di affrontare questo tema con i suoi ragazzi a Barbiana. I cappellani militari hanno definito l'obiezione di coscienza al servizio militare un insulto alla patria e un insulto al comandamento cristiano dell'amore. E Don Lorenzo Milani fa quello che ha sempre fatto con i suoi ragazzi, ne parla. E soprattutto a partire da questa riflessione, come accade della lettera a una professoressa, decide di scrivere, decide di partecipare al dibattito pubblico. Nel 65 per le librerie editrici fiorentina, per la libreria editrice fiorentina, esce un libricino che oggi viene poco ricordato. I ministri dell'educazione e dell'istruzione del nostro paese tutti gli anni ci parlano della lettera a una professoressa, benissimo. Pochi però ci parlano dell'obbedienza non è più una virtù. Nell'obbedienza non è più una virtù sono contenuti la risposta di Don Lorenzo Milani ai cappellani militari e la lettera ai giudici che scrive subito dopo, quando subisce il processo per apologia di reato, perché sostanzialmente sta difendendo quello che in Italia in quegli anni è un reato, l'obiezione di coscienza al servizio militare. E nella risposta ai cappellani militari, Don Milani dice «Non discuterò qui l'idea di patria in sé, non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati oppressi da un lato e privilegiati oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. I nostri figli, prosegue Don Milani, rideranno del vostro concetto di patria,
così come tutti ridiamo della patria borbonica. I nostri nipoti rideranno dell'Europa, le divise dei soldati e dei cappellani militari le vedranno solo nei musei. Insieme ai suoi ragazzi, Don Milani fa, diciamo, di quella che è un dibattito pubblico, un oggetto di educazione, di lezione, come era Barbiani, come accadeva a Barbiani. Questo straordinario motto, I care, mi sta a cuore, era appeso sul muro della canonica di Barbiani. Mi sta a cuore tutto quello che accade, vicino e lontano, non posso sottrarmene. Deve essere oggetto della mia riflessione, devo in qualche modo esserne consapevole, che è anche uno straordinario motto interculturale, a mio avviso, che è tutto quello che accade, le esperienze di vita, i vissuti, lo spaccato che oggi ci portano in Italia, richiedenti asilo, esuli, migranti. È qualcosa che mi sta a cuore, da cui non posso sottrarmi. E allora Don Milani racconta nella lettera ai giudici che cosa accade a Barbiana. Abbiamo preso i nostri libri di storia, umili testi di scuola media, non monografie da specialisti, e siamo riandati 100 anni di storia italiana in cerca di una guerra giusta. D'una guerra, cioè, che fosse in regola con l'articolo 11 della Costituzione. Non è colpa nostra se non abbiamo trovato. In quanto alla loro vita di giovani sovrani di domani, dice Don Milani, è bellissima la lettera ai giudici perché lui parla da sacerdote in un passaggio, ma poi c'è un paragrafo in cui dice: parlo da educatore, non parlo da insegnante. In quanto alla loro vita di giovani sovrani di domani, non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo d'amare la legge è d'obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste. Cioè quando sono la forza del debole. Quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando non sanzionano il sovruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiati. Occorre avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. È molto bella questa prospettiva, diciamo, di Don Lorenzo Milani, sembra Antigone schiacciata, diciamo, dalla dissonanza della legge degli dèi e della legge degli uomini, ma il richiamo etico è più forte. Antigone sceglie di seppellire il fratello Polinice perché sa che c'è una legge che è più forte, che è la legge degli uomini, degli dèi, la legge degli dèi, non quella degli uomini. Ecco, Don Milani ci richiama a questa urgenza etica quando parliamo di conflitto. Ci richiama alla necessità di considerare il nostro ruolo anche di educatori nei confronti, appunto, degli altri. Ci richiama alla necessità di farci minoranza etica, per usare le parole di Goffredo Fofi. L'esperienza educativa per la quale Aldo Capitini è più noto è poi quella della Marcia della Pace per Perugia Assisi. Voglio spendere qualche parola anche su questo. Ancora oggi, diciamo dal 24 settembre 1961, percorriamo questi 24 chilometri tra Perugia e Assisi. Il 24 settembre 1961 è, diciamo così, un anno nel quale indubbiamente si svolge una fase delicata per la politica internazionale. C'è il caso della crisi internazionale di Cuba, siamo sostanzialmente sull'orlo di una nuova guerra mondiale. E Aldo Capitini fa questa scelta, quella di organizzare una marcia della pace. Può sembrare una scelta vana. Il rischio in quegli anni è addirittura quella di una
guerra nucleare. Non siamo così lontani da quel contesto, mi viene in mente. Compare per la prima volta alla marcia della pace, compare per la prima volta la bandiera della pace con i colori dell'arcobaleno, quella che usiamo oggi. Aldo Capitini l'aveva vista nelle marce antinucleari guidate dal filosofo Bertrand Russell in Inghilterra, e la porta in Italia, la fa a cucire in fretta e furia e compare lì nel 1961. È bellissimo il manifesto di Bertrand Russell, Albert Einstein, contro il rischio nucleare. E purtroppo la storia ritorna, la consapevolezza che viviamo nuovamente quella fase delicata, dobbiamo tenerla viva come sentinelle, perché sta a noi questa consapevolezza. Aldo Capitini è convinto che ci sia la necessità di riappropriarsi di questa consapevolezza, e la marcia della pace serve proprio a questo, a educarsi rispetto a questa consapevolezza, che la pace si costruisce giorno per giorno, che non ha a che fare con scelte di governanti o di stati, ma ha a che fare con la volontà dei popoli. Ecco allora che questa prassi pedagogica di non violenza per Aldo Capitini ha a che fare con momenti di riflessione come quello di stasera, con libere assemblee di discussione. Lui anima quelli che chiama i centri di orientamento sociale, libere assemblee nelle quali si discute, con un'espressione efficace dice, di patate e di ideali. Le patate sono gli argomenti amministrativi, i problemi che si vivono, ma anche i grandi ideali, come l'ideale della pace. Azioni formative territoriali, una scuola pubblica, laica, aperta. È impegnato in quegli anni Aldo Capitini in un organismo che si chiama ADESPI, Associazione a Difesa della Scuola Pubblica, perché è convinto che la scuola sia un grande contenitore nel quale le diverse istanze culturali, sociali, possano trovare composizione. E soprattutto la consapevolezza che è necessario che i cittadini si organizzino per manifestare la propria volontà. Questo è un elemento cruciale per Aldo Capitini. La sua è un'idea di cittadinanza attiva e consapevole ante litteram. Ecco allora, Agostino parlava appunto del ruolo dell'utopia. Io sono convinto, diciamo, un altro grande pedagogista che si chiama Paolo Freire lo chiama l'inedito possibile. Io sono convinto che l'utopia abbia un ruolo. Un grande scrittore che si chiama Eduardo Galeano parla dell'utopia come l'orizzonte. Mi piace dirlo ai ragazzi in questa sala. L'orizzonte è lì. Faccio due passi e l'orizzonte si allontana. Faccio altri due passi e l'orizzonte si allontana. Per quanto io cammini non lo raggiungerò mai. E allora a cosa serve l'utopia? A cosa serve l'orizzonte? Serve a camminare, dice Galeano. Ecco, questa consapevolezza che se anche questo orizzonte utopico è lontano e probabilmente sia difficile, è vero, è difficile da raggiungere, dobbiamo averla, però dobbiamo essere consapevoli anche del fatto che se ci voltiamo indietro abbiamo camminato, abbiamo fatto molti passi. Il ruolo dell'educazione in questo senso, e mi avvio verso la conclusione perché vi ho già tediato troppo. Viviamo in una società che viene definita multiculturale. Oggi in Italia abbiamo 5 milioni di persone che vengono da un altro contesto, vengono da altre nazioni, vivono qua dagli anni 70. Sono 5 milioni di persone che vivono qua, pagano le tasse, vivono e lavorano con noi. I loro figli vanno a scuola, tengono in piedi il bilancio demografico della scuola italiana. Mm.
Sono 5 milioni di persone che rappresentano, diciamo, un arricchimento culturale, del profilo culturale del nostro paese, e che hanno a che fare sicuramente anche con un impegno che oggi la scuola, l'educazione ha, che è quello di garantire a tutti percorsi di istruzione di qualità. Questo percorso che oggi chiamiamo educazione interculturale ha a che fare con quest'idea che la scuola sia, un po' come dice anche la nostra Costituzione, con questa bellissima espressione nell'articolo 34, aperta a tutti. Che la scuola possa essere uno strumento per tutti per migliorare la propria vita e la società, e per dare un ruolo a tutti. Però l'educazione interculturale non riguarda soltanto gli altri. Io volutamente ho parlato di una vicenda pedagogica che risale a prima degli anni 70, prima che l'Italia conoscesse il fenomeno dell'immigrazione. Agostino Portero lo spiega benissimo, che l'educazione interculturale non è una pedagogia per stranieri, usa questa espressione. Ed è vero, l'educazione è sempre interculturale ed è sempre stata interculturale. Aldo Capitini parlava di educazione aperta, Don Lorenzo Milani utilizzava il motto I care. Un altro straordinario intellettuale, Piero Calamandrei, spiegava che la scuola era un organo costituzionale dello Stato. In quegli anni, è vero, non c'erano gli immigrati, però gli italiani erano anch'essi tutti diversi, come lo sono ancora oggi. C'erano le migrazioni interne. Gli italiani che dal sud al nord del paese, dalle campagne alle città, si sono spostati dagli anni 50, dalla metà degli anni 50 e per tutti gli anni 60, sono stati 9 milioni. In 15 anni 9 milioni di italiani si sono spostati dal sud al nord del paese. E non è che ai migranti interni venissero aperte tutte le porte quando arrivavano a lavorare alla Fiat a Torino. Quindi l'educazione ha sempre assunto questo ruolo. L'educazione ha questo ruolo di costruire spazi di interazione tra i soggetti, di gestire polarità dissonanti, di gestire i conflitti, al di là della presenza dei migranti. Lo ha sempre fatto, lo ha fatto a Barbiana, perché alcuni di quei ragazzi erano tra l'altro figli delle migrazioni interne, e lo fa oggi nella scuola italiana. Una definizione di educazione interculturale, allora, un progetto educativo politico intenzionale, un progetto educativo, perché l'educazione è lo strumento attraverso il quale gestire i conflitti e attraverso il quale costruire spazi di interazione, di dialogo. In qualche caso di interazione anche conflittuale, perché no? Un progetto educativo però, perché fa riferimento spesso anche a spazi nella società, non soltanto la scuola, ma anche l'educazione non formale, nel quale questo orientamento è consapevole, però, nel quale questo obiettivo viene delineato. E poi politico. La parola politica è una parola bellissima, l'ho già citata a proposito dei ragazzi della scuola di Barbiana, che dicono appunto che sortirne insieme la politica, dovremmo riappropriarci di questa bellissima parola. Significa occuparsi della società, occuparsi della polis, della nostra realtà, del nostro territorio, della nostra scuola, della nostra università. Politica significa anche connesso a un'idea di società. Lo vediamo bene, non voglio entrare in dettaglio, ma spesso la presenza dei nuovi arrivati, in una sorta di effetto specchio, evidenzia le cose che non funzionano nella nostra società. Ci accorgiamo che la nostra società non è in grado di offrire la tutela a chi arriva nel nostro paese, quando non siamo in grado di proteggere chi fugge da guerre, chi fugge da persecuzioni, chi arriva attraverso un viaggio
che è fonte di trauma, che è fonte di violenza. I nuovi arrivati mettono in luce le carenze della società italiana e ci raccontano qualcosa anche della qualità della nostra democrazia. E quindi l'educazione interculturale ha a che fare anche con questo orizzonte politico. E poi intenzionale, direi. Intenzionale perché i destinatari non sono soltanto i nuovi arrivati, ma coinvolge tutti. Coinvolge tutti perché tutti hanno la necessità di percorsi per capire chi sono, percorsi di ridefinizione identitaria. Uno straordinario sacerdote, Don Luigi Di Liegro, circa 20 anni fa, ebbe un'idea straordinaria. Raccontiamo agli italiani cos'è l'immigrazione. Da lì nasce il dossier statistico immigrazione. Perché la tua idea qual era? È che questa relazione andasse preparata, dovesse essere preparata, che fosse necessaria una cultura per questa relazione. Come facciamo a entrare in relazione con i nuovi arrivati se non li conosciamo? Don Luigi Di Liegro ebbe questa idea straordinaria, ancora oggi viene pubblicato il dossier statistico immigrazione che ogni anno circonota chi sono gli immigrati, ma la radice più profonda di questa intuizione è nell'idea che ciascuna relazione ha necessità di essere preparata e che se l'obiettivo è quello di costruire delle relazioni, allora io devo investire in entrambi i poli della relazione. Non è pensabile che azioni, interventi siano diretti unicamente nei confronti dei nuovi arrivati. Anche gli autoctoni, anche gli italiani hanno necessità di essere preparati per questa relazione. E questo è un compito culturale fondamentale che ha l'educazione formale e non formale, quindi la scuola, l'università, ma anche l'associazionismo, tutto ciò che si svolge appunto nei territori. Chiudo ringraziandovi molto per la pazienza. Occuparsi di questi temi, occuparsi dei nuovi arrivati, occuparsi anche in un certo senso di di ciò che riguarda appunto di una pedagogia come riflessione del possibile, ha una valenza forte perché ci aiuta a capire anche qual è il significato autentico dell'educazione. Spesso chi si occupa di educazione interculturale, chi si occupa per esempio dell'inserimento degli allievi con background migratorio, si accorge che quello che funziona molto bene nei confronti dei più vulnerabili in realtà funziona molto bene per tutti. Qui ho visto, prima di entrare qui fuori, una locandina con il manifesto dell'università inclusiva, quello dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Un'università inclusiva, come sta facendo l'Università di Verona, funziona in realtà molto bene non soltanto per chi viene accolto, ma funziona molto bene per tutti. È un'università che sa rispondere meglio alle esigenze e ai bisogni particolari di ciascuno. È solo attraverso questo fondamentale passaggio che si può in seguito rispondere meglio ai destinatari di tutte le pratiche educative. Ecco, e allora in questo direi la valenza più forte dell'educazione. L'emancipazione è la dimensione peculiare dell'educazione. Il diritto degli individui ad acquisire informazioni, conoscenze, competenze per tutta la vita e in tutti i contesti deve essere costantemente tutelato e assicurato. È importante sicuramente, diciamo, come si fa oggi spesso, cercare di valorizzare le ricadute economiche che può avere l'educazione nella società. Questo lo facciamo continuamente, ma io direi che il destino dell'educazione, il destino anche della riflessione educativa, è legato non a questo filo, a questo discorso, ma è legato alla necessità di ribadire in primo luogo il valore umano che ha l'educazione. Non per profitto, dice Martha Nussbaum,
L'educazione è un bene in sé, ha un valore di per sé, risponde alle facoltà umane dei soggetti che si incontrano, si interrogano, riflettono su se stessi e sulla propria società. Credo che sia necessario allora rivendicare il ruolo che hanno tutti i saperi educativi certamente, ma anche i saperi umanistici per la qualità della democrazia, per la qualità della partecipazione e della cittadinanza, per la consapevolezza civica. In questo senso l'educazione offre anche, come dire, uno spazio per pensarsi, per pensare il proprio posto nella società e per pensare una società possibile. Questo è il valore più autentico dell'educazione. Un grande educatore, Paolo Freire, concludo ringraziandovi per la pazienza, è consapevole che questi sono da una parte i limiti, ma anche la forza dell'educazione. I limiti, perché l'educazione non cambia il mondo, dice Freire. Freire utilizza questa bellissima espressione, l'educazione non cambia il mondo, però è consapevole anche della forza. Aggiunge, l'educazione cambia le persone. Le persone possono cambiare il mondo. Questa è la forza dell'educazione. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie di cuore per questo catarsi, per gli spunti che ci sono dato, perché si unisce tantissimo di religione, ma io mi interessa anche riconoscere i nostri amici, i nostri amici, di questa voce, la nazione, no? Perché ti dimentica che quello il nuovo è diverso, quello che suscita la più attenzione, dimentichiamo che la cultura italiana è fondata su dei pilastri solidissimi, che in qualche modo il mondo ci dia, no? Le persone che sono state citate qui, tra gli altri, Aldo Capetini, ad esempio, Lorenzo Dugnano, ma si potrebbe raggiungere Maria Montessori, ad esempio, tante altre, diciamo proprio anche per il poco tempo, per evitare. Questi autori sono più conosciuti, riconosciuti e affermati dalla grandezza della nostra paese, no? Che non in Italia. In Italia le dimentichiamo, la potenza del loro nome, la scuola degli studenti, il costretto, come se legge lo studiamo, perché per dire la ricchezza, no? È stato evocato quello di Milano. Pensate semplicemente al moto che ci rende capace, che ci rende capace, che in Italia ce l'hanno rubata, ce la siamo fatti rubare, però. Perché anche io vuol dire mi prendo cura, e la cura noi l'abbiamo delegata a chi? Ai medici, l'abbiamo delegata agli psicologi, ma il primo è sicuro. Noi non ci prendiamo cura, cura dell'ambiente. Adesso sto leggendo un libro c'è bisogno di una dichiarazione universale dei diritti della terra, dell'ambiente, non solo dell'uomo, perché l'uomo sta tagliando il ramo dell'albero dove è seduto, praticamente stiamo distruggendo la base della nostra esistenza. Ebbene, queste riflessioni noi le abbiamo, solo che si dimenticano, tutta la lettera ai giudici. Conosciamo bene o male, no? La lettera del professore, che in grossa parte di sapesse anche quello. Ma la lettera ai giudici, l'obbedienza non è più una lettura, no? Passivamente di seguire tutte le leggi, certo bisogna conoscere le leggi, bisogna riconoscere anche le leggi, però bisogna anche criticamente pensare, e questa facoltà non ce l'abbiamo. No? Per fortuna, per ragione di Dio, ma noi ce l'abbiamo. Il pensiero critico, il pensiero riflessivo, quindi, e questa è una delle competenze interculturali, che ci sarà l'educazione interculturale, pensando la propria testa. Quindi una scuola che stimola ad usare la propria testa.
non ascoltare, scrivere, ripetere il pappagallo, quindi va più avanti, che anche un uomo della vita, che riesce anche a cogliere meglio lo spirito, il pensiero, l'ideologia dell'insegnante. E così anche l'educazione dovrebbe essere, l'educazione in tutti gli ambienti. Altro grossissimo problema italiano, vengono un po' tutte le indicazioni, abbiamo esternato la parola educazione sostituendola con l'istruzione. Siamo uno dei pochi paesi civili al mondo che non abbiamo il ministero dell'educazione, perché ci vergogniamo di una chiesa, di nessuno, famiglia di serio, la scuola no, noi istruiamo, quindi oggettivamente trasmettiamo dei dati. E io come studente con il mio ma una cosa che per me è usata è perché trasmettiamo, ma tu trasmetti alla radio, tu trasmetti alla televisione, educato, è qualcosa di molto più complesso. Il canale, se non trasmettere, è un atto di interattivo, è un crescere assieme, un offrire, un suscitare, però anche prendere, un dare e un avere, è una scuola che non usa proprio estromesso il concetto di educazione, secondo me è una scuola povera, e non è fondamentale. Ecco, io mi fermo qui perché ho tantissime altre cose da dire, ma tempo un po' è il professore di carcere purtroppo è il terreno, quindi inviterei un po' tutti voi a pensare alla vostra testa, critiche, osservazioni, critiche, domande, la pedagogia interculturale, la pedagogia per la gestione positiva del conflitto. L'importante è non attaccare le persone, ecco quello che diciamo. Ma vedere se possono anche contraddire, se possono anche ridire. La questione non è solo negativa, è negativa la volontà di violenza, ma vuol dire l'interesse, l'avverso, questa è l'aggressione all'uomo, ed è questa la democrazia non deve copiarsi. Quindi la parola a voi, se avete domande, riflessioni, vi è permesso. Domanda. Ho ascoltato con molto affetto le cose che ha donato alla sua Germana, perché è un po' la storia della mia giovinezza. Però vedo che oggi le cose sono molto molto difficile. Scuola è un momento molto difficile. Io sono uscita da scuola molti anni fa, ci sono rientrata, ci sono come attivista in un prossimo anno lì, che si chiama Amnesty International. E oggi abbiamo addirittura una campagna che si chiama un diritto di protesta. Questa campagna appunto porta a capire ai ragazzi che limite, quindi c'è la non violenza, c'è anche il diritto della libera espressione. E non credete che sia facile, è molto difficile. Molto difficile farlo e farlo capire. E i ragazzi guardano, forse non riescono nel momento in cui sei lì a fare, non lo so se alla fine è una cosa che poi diventa una cosa personale, eccetera. Però ti guardano in maniera molto, molto strana, ecco, quindi non parlano, sono senza parlare. E questo mi fa una grandissima paura. Quando nella scuola parlavo di HR, eccetera, un certo numero di ragazzi erano convinti che questa cosa non va bene. Adesso è come se vedessero uno spettacolo, dove si fa. Ecco, tante belle cose, tante cose sono davanti. Le cose sono andate indietro e credo che la cosa importante sia avere tante persone
veramente capaci di parlare ai ragazzi. Sono proprio un po' e anche capaci, anche perché io mi rendo conto che non è facile, insomma. Magari ancora una domanda breve che le dicevo, vediamo se c'è subito, se non rispondiamo poi perché poi deve andare, lo sei capace. Prego. Sì, penso sia anche una questione di approccio alle discriminazioni, al fatto di interessare proprio come un approccio di settori in tutto, per farlo proprio questo contesto di non violenza, di etere, tutti i incontri, non solo come un laboratorio scolastico, ma interseccionale dalla scuola dell'infanzia all'università. Per le progetti, le persone ascoltare e vedo che comunque la voglia di interesse, bisogno di parlare, di ascoltare, fondamentale, tutti veramente grandi, distinzione, soprattutto dai piccoli, partendo dai piccoli, ma senza mollare, senza mai lasciarsi abbattere anche un po' di silenzi, immagino. Anche naturali, dopo due anni di distanza fisica ed emotiva, quindi il fatto di continuare anche su questi percorsi che ha ricordato oggi il professore è fondamentale in modo veramente necessario. Io solo dare questo feedback perché appunto capisco la difficoltà anche dei laboratori, no, esterni, però è bello modulare e continuare. Grazie Elena. Adesso diamo la parola al professor Catarsi. Lungi da me tentare di rispondere, ma soltanto diciamo aggiungere una riflessione alle due riflessioni che sono state fatte. A me pare che da una parte le analisi che vengono fatte sul mondo della scuola siano per certi versi impietose. In Italia in questo momento viviamo un'emergenza, questa sì è una vera emergenza, che è quella dell'abbandono scolastico. C'è un indicatore che a me colpisce, quello che viene chiamato early leaving from education and training, sono appunto i giovani che non hanno appunto un titolo di scuola secondaria. Noi diciamo così ci pulliamo dietro la percentuale dell'11% che può sembrare bassa per media, come media nazionale, del 13% che può sembrare bassa come media nazionale. La componente, se noi andiamo a scomporre questa percentuale, la componente degli alunni con background migratori già salta al 35% di questo 13%. Se noi ci andiamo a vedere quello che accade nel mezzogiorno, questa componente diventa il 48%. Se noi andiamo a prenderci la componente maschile diventa il 53%. Tradotto, il 53% dei ragazzi con background migratorio nel mezzogiorno abbandona la scuola. Allora, questa sì è un'emergenza, non altre che viviamo, non qualche decina di persone che arriva nel nostro paese, l'ottavo paese più industrializzato al mondo, che ha ben più risorse di altri paesi che accolgono migliaia di richiedenti di asilo. Quindi le analisi per certi versi sono impietose. La pandemia sicuramente ha complicato molto il quadro, però a me viene in mente il dibattito che si faceva negli anni 60, insomma, tra Freire e Ivan Illich. Io sono, diciamo, sulla posizione di Paolo Freire. Ammiro Ivan Illich, ma la descolarizzazione non mi pare una via possibile. La scuola è una via obbligata, non ne abbiamo altre. È l'unico spazio che abbiamo nella società per combattere questo tipo di battaglie. Quindi sì, le analisi sono impietose, ma dobbiamo tornare a lavorare lì. L'università deve tornare a costruire un'alleanza col mondo della scuola. Sicuramente anche da parte nostra c'è la necessità di essere più presenti e di supportare la scuola.
Abbiamo spesso documenti molto avanzati e abbiamo anche principi molto avanzati, abbiamo una storia straordinaria. La scuola italiana ha nel suo DNA l'inclusione, ce l'ha nella straordinaria stagione degli anni 70 dell'inclusione degli allievi con disabilità, ce l'ha avuta a partire dagli anni 80 con l'inclusione degli allievi con background migratorio. Abbiamo abolito le classi differenziali prima di tanti altri paesi in tutto il mondo. Venivano in Italia a studiare la scuola italiana perché era la scuola dell'inclusione. Quindi la base è solida. Abbiamo la necessità però, e questo sì, soprattutto nei momenti di difficoltà, di metterci in rete, di fare quadrato. Nella società italiana la scuola è ancora la scuola organo costituzionale dello Stato, questo dobbiamo dircelo, perché se la scuola è l'organo costituzionale dello Stato, se il, come ci dice Piero Calamandrei, se il progetto di scuola aperta a tutti non è soltanto un principio ma è qualcosa da costruire, allora dobbiamo starci nella scuola, dobbiamo lavorare, non la possiamo considerare, come dire, un aspetto secondario nel nostro paese. Abbiamo la necessità di valorizzare la figura dell'insegnante, abbiamo la necessità di considerare che esistono pochi spazi nella società nella quale i ragazzi possono acquisire competenze per entrare in relazione con gli altri e tra questi sicuramente c'è la scuola. Abbiamo necessità di riscoprire la valenza che la scuola ha. È qualcosa che costa fatica, è qualcosa che sicuramente non è semplice. Abbiamo necessità di tornare a capire come parlare ai ragazzi, me ne rendo conto anch'io, me ne rendo conto persino in aula quando vedo i ragazzi che sono preoccupati dall'esame. L'esame, se volete, è l'ultimo dei problemi. Siamo qui stasera per, ad esempio, per ragionare sulle questioni, no? Abbiamo necessità di riscoprire tutto questo e questo però sta a noi, nessuno può farlo al posto nostro. Quindi non ho una risposta, ma so che nessuno può farlo al posto nostro. Abbiamo la necessità di riscoprire, Aldo Capitini lo chiamava il potere di tutti, la piccola porzione di potere che ciascuno ha in questa battaglia. E la scuola è un grande bene comune, è un gigantesco bene collettivo. Se non lo curiamo, se non lo coltiviamo, perdiamo il più grande bene che abbiamo. E questo sarebbe, questo sì, sarebbe un grande problema. Grazie, io mi scuso, devo andare via, vi ringrazio sia per la pazienza sia per l'attenzione e mi scuso anche per questa uscita anticipata. Vi ringrazio molto per l'accoglienza stasera. Grazie, posso ricordarci di essere stato qui e per tutti gli spunti che riuscite a fornirci. E se volete, chi vuole, abbiamo ancora almeno 10 minuti di tempo. Dove possiamo tornare? Grazie. Grazie. Dopo il nostro Matteo, facciamo il rispetto. Bene, cosa dire ancora? Cosa c'è? Però siamo venuti in quasi tutti, possiamo, cosa si può aggiungere? No, a me veniva una riflessione, a parte tutto quello che è stato detto, che vi prego, il dibattito non è finito, mi metto qui così mi vede anche la destra, perché non potete scrivere. Perché lo schermo, sì, copre la visione di qualcuno, almeno la mia destra. Allora, cosa dire? Mi veniva una riflessione, no? Sulla parola cultura. Lo dicevo inizialmente parlando, spesso quando si parla di cultura si pensa, si confonde il concetto di nazione, no? Allora vediamo gli immigrati. Il professor Catarci ci ha parlato anche della situazione degli immigrati, ci ha detto come è preoccupante perché hanno meno successo scolastico. E stranamente, questo comunque non riguarda solo gli immigrati, ma è un'altra sfida del nostro tempo. I maschi cominciano ad avere più problemi delle donne, ad esempio. E di questo non ne parla nessuno, no? Non ne parla nessuno. È una società dove il maschile è in crisi, la nostra oggi. E secondo me non è un caso, e ci sarebbe tanto da riflettere, se volete ne possiamo parlare. Ma mi veniva un'altra riflessione rispetto alle culture, no? Che appunto non sono nazioni.
Ma la cultura, le differenze culturali sono anche tra maschi e femmine, noi non ce ne accorgiamo. Le differenze culturali sono anche per status sociale, nessuno ne parla. No? Siamo tutti italiani, però c'è chi ha un lavoro, c'è chi ha un credito, chi ha il posto fisso, c'è chi invece via continuamente nel precariato, e questo riguarda tutti, specialmente i giovani, uomini e donne. Allora essere quello che ci hanno venduto come flessibilità ultimamente, poi in realtà è un precariato. E come faccio io ad avere un lavoro liquido, fluttuante, se poi voglio sposarmi o almeno insomma, avere dei figli, contrarre un mutuo, provate ad andare nelle banche e dite sì, ma sa, sì, io sono libero professionista, ho il contratto a tempo determinato, e poi chiedete un mutuo. E tanti di voi probabilmente l'hanno fatto. E quindi queste sono le culture del potere. C'è chi detiene il potere nella nostra società, in ogni società. E c'è chi invece questo potere deve in qualche modo arrangiarsi o subirlo anche, no? E nella parte sono culture diverse. Ma io volevo un po' soffermarmi nel poco tempo che abbiamo, perché non è stato affrontato come tema, lo ritengo estremamente interessante, e se ne parla poco dal mio punto di vista, anche nell'opinione pubblica, nel giornale, ma è il tema del neoliberalismo o neoliberismo, no? Ovviamente è una grande fortuna vivere in democrazia, è uguale che ci toglie la democrazia, bisogna proteggere la democrazia, anzi bisogna vivificarla. Quindi la libertà non è qualcosa che possiamo mettere in discussione, possiamo ritornare indietro in governi illiberali, in dittature, e i rischi ci sono nel mondo e non solo nel mondo cosiddetto del terzo o arretrato, ma guardiamo un po' quello che è successo nell'America di Trump, ad esempio, o in tanti altri paesi, voglio dire, il rischio c'è. Però anche la libertà, per quanto sia positiva e va difesa, la democrazia deve difesa, oggi si è entrato in uno stadio successivo, no? Questo stadio del neoliberalismo. No, la libertà è diventata un valore assoluto. Allora, se io parlo di libertà, nessuno può contraddirmi. Ma la pedagogia ha sempre insegnato la libertà va gestita, la libertà va governata. Non si può auspicare una libertà fine a se stessa o assoluta. La libertà va contenuta di uno Stato, di un gruppo di persone, di singolo, anche cittadini, quindi all'interno del cittadino. Quindi cosa succede col neoliberalismo, no? Il neoliberalismo dice no, ma certo, dobbiamo essere liberi di competere. Allora si lascia competere l'alimentare sotto casa, che infatti sono scomparse tutte, con la multinazionale. No, allora la McDonald's, allora chi ha il piccolo negozietto deve da solo, perché siamo liberi, allora la competitività. La libertà porta poi alla cosiddetta delocalizzazione, che è un bellissimo termine, delocalizzazione. Ma nel concreto cosa vuol dire? Vuol dire che padre e madre di famiglia, se dice se tu vuoi continuare a lavorare per me, magari devi andare, non so, in Albania piuttosto che in Cina o in India, e quindi probabilmente sono costrette ad autolicenziarsi tra tante volte, no? Perché a me costa meno. Oppure io se seguo il mercato e devo ridurre i costi. E chi costa di più? L'essere umano ovviamente costa di più. Allora si licenzia e si è libero di licenziare e si promuovono delle leggi. Ecco Don Milani, quando la legge è ingiusta bisogna veramente che sono ingiuste. E questo neoliberismo non è rimasto nel settore economico, no? Secondo me è un rischio imperante. Che tramutandosi il neoliberalismo è entrato in tutti i settori della nostra vita civile, sta minando proprio il fondamento di conquiste democratiche da dopo la seconda guerra mondiale, non ce ne rendiamo conto. Quali sono queste conquiste? Provate a pensare, non parliamo più di ospedali, ma parliamo di aziende ospedaliere. Aziende ospedaliere, no? È un termine questo qui che dovrebbe far paura, ancora l'accettiamo. Come aziende ospedaliere? La salute dovrebbe essere un diritto di tutti. Abbiamo fatto manifestazioni, abbiamo fatto delle guerre per avere un diritto alla salute, e adesso tu mi dici lo scopo precipuo tuo di fare soldi. Fai soldi sulla mia pelle, fai soldi. E quindi, ecco, se vuoi una visita, deve aspettare 2 anni, magari per in tempo a morire, scusate, solo questo. Però non bisogna dire, oh sì, no, paghi privatamente, e quindi certo sei libero,
mica sei costretto ad aspettare due anni, sei libero, però chi è libero? Chi se lo può permettere? E uno dice, è così anche tanti altri settori, tra cui l'educazione, col catarcio si parlava di scuola. Il neoliberalismo è entrato proprio a gamba tesa, io comunque, nel mondo scolastico. Dal 2000, con la riforma Gelmini, non ci sono politiche stasera, però bisogna dirlo, allora no, non sei preside, no, sei un dirigente, come un dirigente d'azienda, no? Allora sì, ma allora cosa? Un'altra cosa che ci sembra utilissima, bisogna misurare, certo, perché misurare è giusto, chiaro che ci sono i pannelloni, però certe cose come le misuri, come fai a misurare la scuola? Come fai a misurare l'educazione? Come fai a misurare una scuola che è inclusiva, una scuola che aiuta anche chi ha difficoltà? Come fai a misurarla con lo stesso metro di una scuola di elite nel quartiere privilegiato, che hanno tantissimi soldi? Eh sì, e allora cosa significa? Significa che il dirigente scolastico, l'insegnante, gli alunni, allora bisogna prepararsi alle prove in banca. Allora l'obiettivo non è più formare l'essere umano, la donna, l'uomo di domani, che sia stabile, che sia critico, che sia in grado di capire. No, è superare il test di invalsi, perché oggettivamente se queste prove vanno male, in Italia non ancora, ma potrebbe arrivare, in altri paesi, ad esempio con l'Inghilterra di Thatcher, voleva dire chiusura di scuole, questa misurazione, voleva dire licenziamento di insegnanti, perché non... Il neoliberalismo è un grandissimo problema, e questo anche dire la standardizzazione. Non so che chi non è magari nel mondo scientifico, accademico, fa fatica con questo tipo di osservazione. La standard, anche questo ci sembra una cosa meravigliosa, come la libertà, no? Lo slogan, vai dove ti porta il cuore, cogli l'attimo. Chi è che criticherebbe? E non ci rendiamo conto della pericolosità. Certo che è affascinante seguire il cuore, chi non vuole seguire il cuore? Però non abbiamo solo un cuore, abbiamo anche una testa, e a volte il cuore non è che ci porti sempre nella direzione migliore, no? Non è che ci innamoriamo sempre della persona migliore. Allora bisogna anche usare la testa assieme al cuore, no? Questo ci direbbe l'educazione, anzi. E Pestalozzi diceva anche le mani, che quindi il fare, non solo il pensare, no? Oppure cogliere l'attimo delle carte di Anna, quindi l'istinto, segui l'istinto. Ma io non posso cogliere l'attimo, perché se seguo l'istinto mi porta a fare delle cose che non vanno bene. Quindi vedete, questi sono tutti slogan del neoliberalismo, che non ci rendiamo conto. La libertà come valore ultimo e fine a se stesso. E accanto al neoliberalismo, poi all'interno se non faccio un'altra conferenza di 45 minuti, c'è anche la post-democrazia, appunto. Cioè la democrazia la stiamo svuotando dall'interno, guardiamo la partecipazione alle elezioni, no, ma tanti politici sono tutti corrotti, allora non vado a votare. Come non vai a votare? In uno Stato democratico, se non decidi per chi deve governare, vuol dire che governa qualcuno che riesce magari a manipolare, o così, quindi è fondamentale. Al limite cambiare o protestare, è lo stesso appunto le proteste. Tante, e lo vediamo anche nella realtà veronese, questa non c'è bisogno di andare in Africa o in India o in paesi cosiddetti o in Sud America. Tante realtà che non funzionano, e che possibilità abbiamo di protestare? Provate a scrivere una lettera a un giornale, che possibilità avete che venga pubblicata di protesta? Almeno che magari non si abbia un canale privilegiato. Oppure appunto delle manifestazioni, dicevamo prima, con Catarci, ai tempi di Capitini, ai tempi di Dominani. Cioè, c'era questo, i cittadini che protestavano verso una legge ingiusta, verso un provvedimento che non va. E questo è un grande problema. E quindi quale sarebbe la chiave di volta? È stato detto più volte, però la rilancio qui senza parlare. È proprio l'educazione, bisogna ricominciare l'educazione. Un'educazione basata sulla cultura, che non solo la cultura classica serve anche a quello, ma come conoscenza,
Cosa succede appunto col neoliberalismo? Cosa succede con certe scelte che facciamo, no, con l'ecologia, ad esempio, con l'inquinamento, tale appunto la disoccupazione e così. E poi investire per far rientrare l'educazione in tutti i settori della vita civile, innanzitutto nella famiglia, che oggi si perde, non si ha tempo in famiglia, sono tantissimi problemi da affrontare, no? E non si presta attenzione, eh? Basta educare così spontaneamente. Veramente, no, è così, a scuola appunto, una scuola che non edita, è una scuola zoppa, come fare ad essere neutrale all'informazione, no? Ma anche nella società civile, dal mio punto di vista, magari lì magari provocherò qualche reazione negativa, ma non si tratta di tornare al fascismo, direi una società, tanti pedagogisti parlavano di società educante, società educante vuol dire che io controllo anche l'opinione pubblica, i media, oltre così come si fa la censura per la pornografia, certe cose non vanno dette perché sono diseducative. Quando si vuole criticare la televisione si dice una televisione pedagogica, educativa, ma è negativo questo, una televisione pedagogica? Cioè, ma tu fai il film, certo che devi avere l'obiettivo dell'audience, ecco il neoliberalismo, certo che devi vendere il prodotto, però non puoi diseducare gli esseri umani, perché entri nelle case la sera, quando sono stanchi, quando sono indifesi, e quindi manipoli la cultura, manipoli l'identità anche della persona. Allora devo, come politico, poterla, come dire, mettere dei limiti o ridimensionare questa libertà dell'informazione, e così anche l'agire, appunto. Provate oggi a criticare qualcuno se mette magari i piedi sul sedile in un treno, cioè fino a 20-30 anni fa questo era normalissimo perché ci si sentiva corresponsabili, no? E oggi invece bisogna stare attenti perché oggettivamente si rischia, anche allora meglio, ecco. L'altra cosa appunto quindi è il relativismo, no, ma ecco perché è l'opposto, no? Don Milani diceva già, l'aveva visto come problema negli anni 60, no? Contro il motto fascismo, me ne infischio, me ne prego, bisogna inserire il motto IKEA, me ne occupo, mi interessa, mi prendo cura, e quindi è questa, secondo me, la vera risposta, è il prendersi cura, questo ce lo dà l'educazione. Basta, mi fermo qui per non parlare troppo io. E sentiamo se ci sono domande, anche qui commenti, critiche, quello che volete. Lei ha messo tanti dei punti all'ordine del giorno della discussione, e non si fa a parlare. Basta sceglierne uno, basta, se volete e se vogliamo, perché di per sé abbiamo cominciato prima, quindi non vogliamo più di altri, però. È sicuro che siamo in casa loro. Il congresso della CGM, c'è il congresso della CGM, ci sono stati le varie categorie, l'assemblea di base delle varie categorie. Partecipano tutti pochi. Gli insegnanti sono andati avanti. Per curiosare, perché io sono pensionata, non faccio parte del tempo, vabbè. Sono andata a sentire un'assemblea della scuola, ci saranno state 10 persone. Allora, va bene tutto quello che lei dice, bisogna stimolare, ma anche gli insegnanti, non è che partecipano alle battaglie che bisogna fare in questo momento. Perché se non partecipano ad ascoltare le problematiche loro, quelle attive, quelle che riguardano i soldi per gli insegnanti, riguardano le proposte governative sulla scuola, non vengono trasmesse intorno a sé. Le famiglie non si interessano di quello che è le problematiche dell'insegnamento, che cosa vuol dire insegnare, cosa vuol dire tutti i termini che lei ha adoperato, no? Quanti conosciamo bene che cos'è il liberalismo, che cos'è la democrazia, che cos'è, e tantissimi non hanno, dicono, non diamo il tempo perché il lavoro, la famiglia ci impedisce di informarci, di istruirci, di
di leggere, di se costa, costa non soldi, costa anche di soldi in futuro, ma costa tempo, sempre questo maledetto discorso del tempo, il tempo che ci porta via la possibilità di informarci di quello che ci circonda. Quindi tutto quello che lei ha detto ci sarebbe, non so, tantissime cose da dire, da imparare, da leggere, da informarci. Adesso io non sono più genitrice, ovviamente, sono una nonna. Guardo anche nella mia famiglia, i miei figli, quanto vanno, partecipano alle lezioni scolastiche, partecipano a quello che viene fatto nella scuola, suggeriscono, fanno parte di associazioni scolastiche che una volta funzionavano, avevi l'apporto come rappresentante di classe, avevi l'apporto di queste associazioni, non dico sono scolastiche, non le vengono di parlare, al tempo della battaglia con il mio con